era conclusa e alle 6.45 l'emergenza era stata chiusa, consentendo così agli evacuati di poter far rientro nelle proprie abitazioni, e sono anche iniziate contemporaneamente le operazioni di rientro dalle palestre, trasformate in centri di accoglienza per le 700 persone che vi hanno trascorso la notte. A dare l'annuncio dell'evacuazione immediata era stato il sindaco Massimo Seri, ieri sera, rivolgendosi ai cittadini direttamente dai nostri microfoni durante la diretta del TG Occhio alla Notizia delle 20.30, collegato dal COC comunale di via Borsellino. Allora, mi raccomando, attenzione, perché adesso do delle indicazioni importanti a tutte le persone che abitano nelle zone sensibili. L'annuncio è arrivato dopo un'ora e mezza di convulse consultazioni tra prefetto, forze dell'ordine e militari del Genio Ferrovieri, che hanno palesemente dichiarato l'estrema pericolosità dell'ordigno ritrovato e la necessità di una zona di sicurezza di 1816 metri dal punto di ritrovamento della bomba. Decisione quindi resasi quindi indispensabile per la sicurezza dell'intera popolazione. Praticamente dobbiamo creare una zona di sicurezza intorno a questa bomba che è stata rinvenuta a Viale Ruggeri, zona spiaggia di Sassone, una zona di sicurezza di 1816 metri verso l'interno, l'altra parte è verso il mare. Individuati i punti di raccolta quartiere per quartiere nel perimetro indicato e sono state allestite le palestre, grazie anche alla collaborazione delle società sportive che si sono subito messe a disposizione per riscaldare gli ambienti ed accogliere quanti non disponevano di una sistemazione idonea per la notte al di fuori della zona rossa. Cosa è successo? C'è in corso un'evacuazione di tutto il centro storico di Fano per un ordigno della Seconda Guerra Mondiale che è stato ritrovato. E dov'è? È in Sassonia. Lei di dov'è? Di Pesaro. Quindi lei è serena e tranquilla, prende con ma filosofia. Ma sì, non lo so, io l'ho imparato adesso da voi, perché stavo a guardare la televisione, un film lì, e mio marito dice guarda Pina, guarda cosa succede. Cosa succede? Dopo ho visto tutte le... Quindi lei non si muove, rimane qui in sostanza? No, non rimango qui, non credo, guardi, anche quelli là vanno via. Anche il micino, molto bello, ciao! Anche lui deve... No, non si può lasciare, assolutamente, ecco. Sei contento di andare via? Mi sa, non penso, va bene. Da dove viene lei? Io abito lì alla Liscia. Alla Liscia? Sopra il forno di Lunghini. Ok, come siete arrivati fin qui? Siamo venuti su a piedi fino lì al parcheggio del cimitero. Man mano che passavano le ore e che il cuore della città si andava svuotando, l'atmosfera per le strade diventava sempre più surreale in un clima quasi da coprifuoco, con mezzi militari e di pubblica sicurezza in perlustrazione e cittadini sempre più rari e quei pochi incontrati per strada con i bagagli al seguito. Ma gli abitanti all'interno della zona rossa non erano la sola condizione da affrontare nel perimetro dei 1816 metri. Anche il porto di Fano, l'aeroporto e lo spazio aereo sopra la città fino a quota 1392 metri sono stati chiusi. L'interdetto anche lo specchio acqueo nel raggio di circa 1800 metri, secondo l'ordinanza proprio del sindaco Massimo Seri, salvo diverse disposizioni della Marina Militare con l'eventuale supporto anche dell'aeronautica militare nell'ambito dell'operazione di trasporto in acqua dell'ordigno. Traffico ferroviario sospeso dalle 22 di ieri sera tra Pesaro e Senigallia. Il traffico ferroviario è ripreso soltanto a conclusione delle attività e dopo il nulla osta da parte delle autorità competenti. Inoltre, su richiesta della Protezione Civile, il gruppo ha messo a disposizione nella stazione di Marotta un treno capace di ospitare circa 600 persone evacuate dalle proprie abitazioni per trascorrere così la notte al caldo. Dalle 6.15 di questa mattina il traffico però è gradualmente ritornato alla normalità. I treni in viaggio però hanno subito ritardi anche fino a 140 minuti, mentre 7 convogli sono stati cancellati, 6 deviati e 14 limitati nel percorso. Alla mezzanotte di ieri, a poco meno di 4 ore dall'annuncio dell'evacuazione, tutta la zona rossa era un deserto. Unici presenti le forze dell'ordine, che effettuavano anche un servizio antisciacallaggio, ed i militari dell'esercito, che aspettavano nell'anfiteatro Rastatt i colleghi della Marina Militare per il briefing alle 2 di notte, in cui si dovevano decidere i tempi dell'operazione e l'affondamento in mare dell'ordigno. E abbiamo da coordinare molti uomini e molte attività
città. Bene. Sul disinnesco, come stanno operando? Ci stiamo occupando adesso di tutto, corollario di tutto il resto. Alle 6:15 di questa mattina poi è arrivato il tanto sospirato cessato allarme e la città si è rimessa in moto, compreso anche il mercato in piazza, come anche le vie di comunicazione sono state riaperte. Unica anormalità, le scuole di ogni ordine e grado chiuse per la mattinata odierna.